Siamo arrivati al termine di una laboriosa indagine che ha preso naturalmente le mosse subito dopo il grave fatto delittuoso che è avvenuto il 22 settembre 2011 in pieno centro, in Via degli Stadi a Cosenza, quando venne perpetrato questo omicidio a colpi di arma da fuoco. La vittima, il ruffolo Giuseppe, venne uccisa mentre si trovava in auto e venne affiancata dal killer. Si trova a bordo di uno scooter e gli esplose contro questi colpi di pistola. Le indagini naturalmente sono state avviate nell'immediatezza e hanno avuto adesso termine e hanno collazionato una serie di elementi sviluppati dalla Polizia di Stato con questo gruppo investigativo che adesso è stato fortemente voluto dal centro, un gruppo investigativo misto della Polizia di Stato fatto di Squadra Mobile di Cosenza, Servizio Centrale Operativo e Squadra Mobile di Catanzaro, sotto la direzione della DDA, della Direzione Distrettuale Antimafia, guidata dal dottore Gratteri. Le indagini sono state coordinate dal dottor Camillo Falvo e si sono avvalse di risultanze di attività tecniche e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. E il quadro probatorio raccolto ha consentito di delineare questi elementi di colpevolezza a carico dei due soggetti che sono stati tratti in arresto nella serata e nella prima mattinata nella serata ieri e la prima mattinata di oggi. In particolare, il contesto è un contesto di criminalità organizzata, è un delitto maturato all'interno del clan Lanzino Patitucci, il clan egemone nella città di Cosenza. Ed è stato voluto poiché la vittima pare avesse tentato di muoversi autonomamente nella raccolta di denaro di fonte usuraria rispetto alle direttive della cosca. E ciò ha determinato la decisione da parte dei vertici della Cosca, rappresentata nello specifico da Porcaro, di determinarne l'eliminazione, eliminazione che è stata poi portata a termine materialmente dal D'Elia Massimiliano. È passato un po' di tempo dal delitto, c'è stato qualche elemento che ha dato poi una chiave di svolta definitiva in questo momento particolare alle indagini? Eh sì, naturalmente sì, oltre agli elementi, come dicevo, scaturenti da indagini di natura tecnica, sono state anche decisive altri elementi raccolti anche attraverso le fonti dichiarative che sono state portate all'attività di indagine. Collaborazione con la Questura di Catanzaro, derivata da Sì, fatti. come dicevo, è stato creato questo gruppo investigativo misto che adesso sta lavorando bene sul territorio, naturalmente per contesti di criminalità organizzata, che è fatto di investigatori della Squadra Mobile di Cosenza, di investigatori del Servizio Centrale Operativo e di investigatori della Squadra Mobile di Catanzaro. Questa è importantissima per dimostrare tutto il lavoro che la polizia sta facendo a Cosenza e quindi siamo soddisfatti in maniera veramente grandissima dei risultati. Il dottor Gratteri ha detto non ci dimentichiamo dei vecchi omicidi, quindi questa è una E dimostrazione. questa è una dimostrazione, quindi questa indagine coordinata chiaramente dal dottor Gratteri con la squadra mobile di Catanzaro e il servizio centrale operativo ha dato i risultati che speravamo. Insomma. Collaborazione tra questura, Spo, Catanzaro, Cosenza, significa Catanzaro. è cambiato qualcosa, voglio dire, c'è più collaborazione, nel senso che adesso si portano risultati anche di squadra, Beh, la soprattutto. collaborazione nella polizia c'è sempre stata tra uffici, adesso diciamo che c'è questo coordinamento più accentuato, però è una collaborazione di cui noi siamo sempre stati testimoni, quindi insomma, continuiamo a portare avanti questa politica.